Questi gelati di frutta sembrano davvero buoni, squisiti! Il gelato di Phoebe ha due palline alla fragola e il gelato di Groovy... 1, 2, 3, 4, 5 palline di diversi frutti! Che goloso! Attento, Groovy! Oh oh, che peccato! Groovy, non è colpa delle onde! Groovy, quello è il gelato di Phoebe. Deve decidere lei se vuole condividerlo con te o no. Brava, Phoebe. Bisogna sempre condividere. Adesso potete godervi tutti e due un bel gelato fresco e salutare. Miam! E ora divertiamoci in spiaggia con gli amici. Che bella giornata per imparare i nomi della frutta e della verdura. Vediamo cosa abbiamo qui. Frutta e verdura. Che buono! Sapete tutti i nomi? Pomodoro, banana, melanzana, carota, patata, pesca, broccoli, lattuga, mela e asparagi. Bene, bene, bambini. Sapete già come sono fatti un pomodoro, una pesca o una banana, ma sapete cosa sono frutta e verdura? Volete che vi spieghi la differenza? Ottimo! Pops, mi aiuti? Tutte e due, la frutta e la verdura, provengono dalle piante. A seconda della parte della pianta da cui provengono saranno frutta o verdura. Iniziamo con la frutta. Tutti i frutti prima sono stati dei bei fiori. I fiori non solo hanno un buon profumo, aiutano anche le piante a riprodursi. Per questo i frutti hanno i semi. Per questo i pomodori, le banane, le melanzane, le pesche e le mele sono frutti. Prima sono stati dei fiori. E le verdure, allora? Le verdure sono qualsiasi altra parte commestibile della pianta. Semi, tuberi, radici e bulbi stanno sottoterra e poi steli, foglie e fiori. Sottoterra ci sono verdure come le carote e le patate. Mangiamo anche steli come gli asparagi, foglie come la lattuga e fiori come i broccoli. Ci metterete un po' a imparare a distinguerli. Anche gli adulti a volte sbagliano. Volete giocare con la lavagna digitale per esercitarvi? Dovete mettere la frutta a sinistra e la verdura a destra. Pronti? Oh no! Dov'è la bacchetta? Non importa, bambini. Groovy può aiutarci. Wow! Grazie, Groovy! Pomodoro, frutta o verdura? Ricordatevi che ha i semi. Esatto, i pomodori sono frutti, anche se non sono dolci. Banana? Esatto, le banane sono frutta. E la melanzana? No, bambini, prima sono stati dei fiori. Giusto, le melanzane sono frutti. E la carota? Sì, le carote sono radici commestibili. E cosa mi dite della patata? Esatto, le patate sono verdura, sono tuberi. E la pesca? Facile, no? Giusto, le pesche sono frutti con dei semi molto grandi. E i broccoli?
Verdura, giusto? Anche se è difficile da credere, i broccoli sono fiori. E la lattuga? Anche questa è facile. Sono foglie, perciò è verdura. E la mela? Frutta, ovvio. Hanno dei semi abbastanza grandi. E l'ultimo, gli asparagi. Molto bene, Groovy. È una verdura perché si tratta di steli. Siete stati bravissimi! So che a volte può essere complicato, ma che sia frutta o verdura, ricordati di mangiarne tanta di entrambi. Benvenuti al Santuario degli Animali. Che divertente! In un santuario ci sono animali da fattoria che sono stati salvati e ora vivono insieme felici. Volete conoscerli? Dai! Ci sono le mucche con un vitellino. Un toro simpatico. Una capra. Una pecora. Galline e pulcini. Un gallo. Mamma anatra con i suoi anatroccoli. E anche maialini e un tacchino. Oh no! Sta arrivando il temporale! Ripariamoci tutti dentro la fattoria. Cosa succede, Phoebe? Cosa? È sparito il vitellino? Groovy, il vitellino è scomparso, dobbiamo ritrovarlo. È lì? Neanche lì? Nemmeno là? Dove può essere? Guarda, Groovy, il temporale ha fatto un buco nel muro. Bambini, sarà scappato da qui? Andiamo a cercarlo. Guardate, ci sono impronte fino al bosco. Saranno sue? In cosa si può trasformare Groovy per provarlo? In una palla? In una lente di ingrandimento? O in un pennello? Esatto, in una lente di ingrandimento. Sono impronte di vitello? Perfetto, se seguiamo le impronte lo ritroveremo. Cosa? Non ci sono più impronte? Guardate, un uccello! Magari ha visto il vitellino. Bambini, glielo chiediamo? Signor uccello, ha visto un vitellino? Si è perso! Sì! Groovy, seguilo! Dov'è? Il vitellino è intrappolato. È caduto e ora non può risalire. Bambini, in quale mezzo si può trasformare Groovy per salvare il vitellino? In un autobus? Un'auto della polizia o una gru? Ovvio, in una gru! Molto bene, bambini! Perfetto, con molta attenzione salviamo il vitellino. Com'è contento! Vorrà di certo tornare dalla sua mamma. Ottimo lavoro, bambini. Torniamo alla fattoria per aiutare ad aggiustarla. Non importa quanto sia forte il temporale, noi insieme siamo più forti. Perbacco, sembra che il tifo di questa casa sia diviso fra Real Madrid e Barcellona. Almeno l'amore li unisce. Bambini, dove sono Groovy e Phoebe? Povera Phoebe, deve essere una decisione difficile. Bambini, voi cosa pensate che dovrebbe fare? Che idea fantastica!
Oh no, queste forbici non sembrano tagliare bene. Groovy, perché non l'aiuti? Oh bambini, che emozione! Attento! Pensano che tu sia lui! Scappa! Che bella giornata per costruire un castello di sabbia! Che bella farfalla! È rossa! Attento, Groovy! Oh, Groovy, hai schiacciato il castello di Phoebe. Era così bello. Phoebe, non arrabbiarti, è stato un incidente. Perché non facciamo un super castello? Ancora più bello e molto più grande. Pops, mi aiuti con il progetto? Guardate, questo è il castello che dobbiamo costruire. Bello, vero? Anche se sembra grande, ma è composto da tre figure molto semplici. La base è un rettangolo, ha quattro lati, due più corti e due più lunghi. Le torri sono quadrati, con quattro lati della stessa lunghezza. E i tetti sono triangoli, che hanno solo tre lati. Groovy, Phoebe, volete provare a fare questo castello? Dai! Secondo il progetto di Pops, la prima cosa da costruire è un grande rettangolo. Quale di queste forme è un rettangolo? Bambini, potete aiutare Phoebe e Groovy? Molto bene, bambini. Quello è un rettangolo. Anche il vostro camion giocattolo dei pompieri ha una forma rettangolare. Secondo Pops, adesso ci servono dei quadrati. Quale di queste forme è un quadrato? Bambini, ci aiutate? Molto bene, bambini. Quello è un quadrato. Anche i dadi sono quadrati. Adesso è facile. Rimane solo una forma. Quella a triangolo. I triangoli sono come gli strumenti musicali. Anche quelli si chiamano triangoli. È facile da ricordarsi il nome, no? Bene, abbiamo finito il super castello. Groovy, per favore, smetti di suonare, farai piovere. Oh oh, da un momento all'altro pioverà e il castello si rovinerà. Dobbiamo fare qualcosa. Trovato, Groovy può aiutarci. In cosa può trasformarsi Groovy per salvare il castello? In un salvadanaio? Un cartello di stop o in una tenda? Esatto! Groovy deve trasformarsi in una tenda per salvare il castello.
Bravo, Groovy! Hai salvato il castello e anche Phoebe e Pops, che non si sono bagnati neanche un po'. Addio, nuvole! Adesso sì che si stanno bagnando, Groovy! Bambini, continuiamo a costruire castelli con le forme? Bene! Bambini, ci aiutate a unire ogni giocattolo con la sua forma? Che forma ha questo camion? Un rettangolo, bene! E questo dado? Un quadrato, bene! E questo triangolo? Questo è facile, vero? Lo strumento musicale che si chiama triangolo. No, Groovy, non un'altra volta, per favore! Ciao, bambini! Che costumi alla moda! Sono perfetti per pattinare sul ghiaccio! Divertente! Forza, Groovy! Stai bene? Bambini, cos'è stato? Eccolo lì! Guardate, un amichetto è rimasto intrappolato. Dobbiamo aiutarlo! Phoebe, tu non hai questo potere. A meno che... Groovy, ci aiuti tu? Forza, ragazzi! Che grande squadra!
È un giorno stupendo per giocare con i giocattoli. Groovy, attenzione Phoebe! Che botta! Oh, che cos'ha Phoebe? Bambini, sapete dirmi come si sente Phoebe? Ricordiamoci. Allegria, paura, rabbia e tristezza. Esatto! Phoebe è triste. Bel tentativo. Oh, Phoebe, deve essere molto triste per non ridere con te. Groovy, non è un problema se Phoebe è triste. Le emozioni non sono negative, ma ci aiutano a sapere cosa sentiamo. Dobbiamo capire perché Phoebe è triste. Che hai, Phoebe? Perché sei triste? Oh, non fare così. Dentino non c'è. È normale che Phoebe si senta così triste. Dentino è il suo animale domestico a cui vuole tanto bene. Un momento. Dentino va sempre un po' in giro. Ma tu sei preoccupata perché non è ancora tornato. È andato via da tanto? Non ti preoccupare, Phoebe. Ti aiuteremo noi a ritrovare Dentino. Vediamo, l'hai cercato già per di qua? E nel resto del giardino? Giusto, il giardino è molto grande e Dentino è molto piccolo. Abbiamo bisogno di aiuto per trovarlo velocemente. Groovy, puoi aiutarci tu? Bambini! In cosa deve trasformarsi Groovy per trovare velocemente Dentino? Un camion giocattolo? Un elicottero? O una scarpetta? Sì, in elicottero! Magnifico! Vedete qualcuno? È lì! Dove sono le rose? È rimasto intrappolato nella staccionata! Quanto amore! Che bello! Mi piacciono tanto le storie a lieto fine. Phoebe è passata dalla tristezza all'allegria grazie al gioco di squadra. Ottimo! Se la sta spassando, Dentino!
che groovy! What are you doing? Are you trying to say something? Oh yes, subscribe, kids! Groovy the Martian, official channel.